risultano delegati 110, presenti accreditati 91, pertanto il congresso viene ritenuto valido. Cari amici, cari delegati, gentili ospiti, innanzitutto voglio darvi un benvenuto a questo 12° congresso nazionale dell'Unione dei Circoli del Cinema. Quello di oggi è per noi un momento molto importante, il congresso è una tappa fondamentale nella nostra democrazia interna, che ci permette di definire obiettivi di lavoro, di scambiarci esperienze e anche, credo di poter dire, rinnovare quel vincolo di amicizia che ci lega. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui per un saluto Carlo Lizzani, che ringraziamo appunto per iniziare e darci un buon lavoro al nostro congresso. Beh, per me no, è sempre anzi una bella emozione quella di ritrovarmi davanti a chi oggi rappresenta una tradizione che comincia nell'immediato dopoguerra. Circoli cattolici o di sinistra o di qualsiasi cosa, nell'immediato dopoguerra cominciarono a prendere una posizione intanto da protagonisti, per esempio Ladri di biciclette, boicottato, visto come uno dei film che appunto facevano poi dire che i panni sporchi si devono lavare in casa, che non bisogna far circolare nel mondo questo tipo di cinema, venivano visti da migliaia di persone. Ricordo, perché coincise anche con la mia presenza a Milano, una visione di Ladri di biciclette davanti a 2000 persone all'Odeon, con un applauso che commosse appunto De Sica, e che lo avvicinò e che lo fece identificare, anche allora De Sica è un comunista, insomma, perché lo stesso primo film, Acht und Banditi, come forse qualcuno ricorderà, fu creato da una cooperativa spettatori produttori. Un altro grande appoggio che noi ancora poi invece chiediamo, noi autori, che la vostra associazione, che i vostri circoli, anche su questo piano, diano battaglia e siano garanti non solo del futuro ma anche della memoria del nostro cinema. Grazie. Come abbiamo avuto modo di evidenziare anche nelle tesi congressuali, ciò che ci preoccupa maggiormente, oltre ai singoli provvedimenti o alle poche risorse a disposizione per la cultura, è complessivamente il ruolo periferico, marginale, che la politica, ahimè tutta la politica, assegna alla cultura. Lo stato in cui versa la cultura nel nostro paese è sotto gli occhi di tutti. Parlare di emergenza cultura è forse troppo poco, perché quando una malattia si cronicizza non si è più di fronte ad un singolo episodio critico, per quanto grave possa essere, ma ad un processo degenerativo difficilmente aggredibile o reversibile, dove persone sole, sfiduciate, richiuse in se stesse, impaurite di fronte ad ogni forma di diversità, rinunciano a percepirsi come una comunità, rinunciano ad immaginare un modo diverso di vivere e un mondo diverso in cui vivere. Per questo abbiamo ritenuto importante esplicitare che come rete dei circoli del cinema Arci non vogliamo limitarci a coltivare il nostro spazio di persone appassionate di cinema di qualità e basta. Pensiamo che con il volontariato culturale su cui si basa l'attività dei circoli agiamo di fatto una lettura critica della società e operiamo come soggetto di cambiamento nel campo della promozione sociale e culturale.
In questo quadro complessivo, per non limitarci soltanto a descrivere la natura dei problemi del cinema italiano, abbiamo provato invece ad indicare e individuare tre parole d'ordine. La prima è diversificare. Senza voler riprendere passo per passo il documento, credo sia un dato di fatto sotto gli occhi di tutti che la tendenza all'omologazione prevalga sia nel campo dell'esercizio che della produzione e nella distribuzione. La seconda parola è promuovere. La promozione è la sola strategia che abbiamo a disposizione per costruire e avvicinare nuovo pubblico al cinema. Infine la terza parola, regolare. Al sistema cinema italiano mancano norme capaci di impedire quelle forme di cannibalizzazione che hanno reso vani importanti investimenti economici e culturali. Nell'epoca dell'apparente libero mercato, il cinema italiano soffre di pesanti blocchi monopolistici nella catena produzione, distribuzione, esercizio, senza creare maggiori opportunità per il pubblico. Ho avuto spesso occasione di dirvi, e credo sia importante risottolinearlo in questa sede, che tutte le sperimentazioni che abbiamo messo in campo nei passati 4 anni di lavoro hanno dimostrato che esiste un grande spazio di intervento per un'associazione come UCCA, ponendoci anzi spesso di fronte a compiti e responsabilità in qualche modo più grandi di noi. Non solo Arci e UCCA sono titolari di un alto livello di fiducia e di credibilità, ma le condizioni in cui versa il cinema oggi in Italia creano un grande vuoto. C'è esattamente bisogno del tipo di intervento che solo l'associazionismo culturale può e sa fare, a partire dalla capacità di studio, di approfondimento e ricerca che sta alla base di ogni nostro progetto. Non so, amici, compagni, se sono riuscita, come volevo, a ripercorrere opinioni, informazioni, valutazioni utili per tentare di riformulare, come credo dovremmo fare, la mission di UCCA per i prossimi 4 anni. Era qui che in qualche modo volevo condurvi con questo mio ragionamento. La domanda sottotraccia a cui cerchiamo sempre di dare in qualche modo una risposta positiva ogni volta che ci interroghiamo è sempre la stessa. C'è ancora bisogno oggi di associazionismo, di promozione della cultura cinematografica? E soprattutto, se la risposta è sì, in che modo interpretare questa funzione? Io credo che nessuno di noi ponga in qualche modo in dubbio il fatto che il lavoro sviluppato da noi, dai circoli sul territorio, sia inutile. Anzi, tutti gli indicatori in nostro possesso ci dicono che è esattamente il contrario. L'analisi che abbiamo cercato di sviluppare dice che il combinato disposto di un mercato sempre meno disponibile ad investire in innovazione e differenziazione da un lato e la diminuzione delle risorse pubbliche per la cultura determineranno un vuoto sempre più grande. Progetto di carattere spettacolare con cast di notevole richiamo, un consistente profilo produttivo, una forte strategia distributiva ed un discreto reference. Sulla base di tali elementi raggiunge la sufficienza ed ottiene come richiesto il solo riconoscimento dell'interesse culturale senza contributo, aggiungo io ci vorrebbe altro, e la definizione attraverso la quale la Natale a Beverly Hills nei riparenti film Mauro piglia 60 punti e si prende la qualifica di film d'essai. Si possono creare esperienze, piccoli modelli, opportunità. Noi per esempio abbiamo a Napoli fatto un'esperienza grazie all'Italia che non si vede, al cinema del documentario. Quest'anno abbiamo utilizzato una sera alla settimana una sala universitaria che era stata abbandonata e si è creata una rassegna che sta avendo quasi 500 presenze ogni venerdì, si chiama Stradoc, è una cosa eccezionale della quale non eravamo neanche consapevoli, vuol dire che un pubblico c'è, l'abbiamo dimostrato. Accanto a questo appunto il lavoro sul cinema documentario, sul cinema della realtà, sia dal punto di vista della circuitazione ma anche, credo, dal punto di vista della produzione, ci deve far riflettere come associazione culturale, perché dare delle opportunità, viste le potenzialità oggi del cinema digitale, dei mezzi semplici che i ragazzi hanno, dal telefonino alla telecamera digitale, tutte le potenzialità che ci sono nel cinema digitale, vanno favorite per creare nuovo cinema e per fare in modo che questo cinema vada visto. Abbiamo creato in questi anni un pubblico, abbiamo visto che mettere in contatto chi vede il film con il protagonista, chi ha partecipato alla costruzione e alla realizzazione del film, del lavoro che ha appena visto, crea una, una,
un affetto, un affezionamento quasi più intenso, un'emozione molto più viva nel pubblico. E anche quindi siamo riusciti a ricreare quello che era una volta il dibattito post-film. E qualcuno raggela, ma insomma ci siamo accorti che piace e che è un punto di socializzazione. Non si discute solo del film, si discute di tutte le problematiche che il film pone e quindi crea quella società che ci piacerebbe, perché questo è il punto. Noi abbiamo il sogno di una società diversa e cerchiamo in tutti i modi di cambiarla. Nel marzo scorso, l'ultimo cinema disponibile, il Cinema Margherita, che era anche il cinema storico di Carmagnola, ha chiuso definitivamente i battenti. Questo anche perché, come accennava anche la Presidente, lo strapotere delle multisale ha portato al collasso di una struttura che comunque provava a fare, diciamo così, un altro tipo di cinema. Questo cinema, appunto il Cinema Margherita, è un cinema abbastanza grande, 378 posti, e d'amblè noi abbiamo visto questa grande mancanza. Addirittura proprio la popolazione cittadina ha chiesto all'Arci, visto che il comune non rispondeva, che cosa fate adesso? Che cosa decidete di fare? Ebbene, qua ci siamo trovati di nuovo a dover decidere, a un bivio. Abbiamo deciso di fare il secondo salto del nostro percorso, appunto la seconda scommessa. A luglio scorso abbiamo trovato un accordo con la proprietà e a maggio inaugureremo il Margot, che sarà appunto un centro polivalente che mira a diventare punto di riferimento per il Piemonte, per Torino, per Carmagnola, e che anche per Lucca può diventare appunto un puntello. E per tanti di noi che hanno avuto la possibilità di vedere da giovani soltanto il cinema a 16 mm, grazie a operatori culturali volontari che proiettavano in garage o in situazioni veramente assurde, pieni di gente, e che però sono state una fucina di tanti operatori culturali che oggi arricchiscono l'Arci, ma non solo l'Arci, ma anche il mondo della scuola o il mondo della professione proprio come operatori culturali. Greta ha sottolineato bene come la televisione abbia perso negli ultimi 30 anni, direi, quella che era la sua funzione originaria, se così si può dire, di agenzia formativa. Anzi, è diventata quasi un'arma rivolta verso i cittadini, tanto che giustamente, come lei sottolinea, siamo anche indifesi rispetto alla capacità che come cittadini in senso stesso abbiamo di decodificare e di appunto difenderci dalle forme e dai format televisivi. È importante poi spiegare anche perché la cultura che noi proponiamo non è complementare a certa cultura televisiva, ma è proprio antagonista a questa cultura televisiva. È importante spiegare, soprattutto nelle fasce più vulnerabili mediaticamente da parte della società, che sono le fasce adolescenziali, giovanili, che ad esempio riprendere un corpo con un linguaggio televisivo è diverso da riprendere un corpo con un linguaggio cinematografico. A livello di Torino faccio anche un breve report di quello che appunto la mia associazione porta avanti ormai da 7 anni, che è un concorso di critica cinematografica che noi realizziamo su internet, su web, e si chiama Giovane Innocente. È un progetto anche che insomma l'associazione promuove direttamente a livello nazionale, ed è uno degli elementi importanti secondo me, perché appunto abbraccia quello che sono i giovani ed è collegato anche ad uno sviluppo che noi stiamo facendo rispetto ai corsi di formazione, tra l'altro tre, che sono uno degli elementi fondamentali per il nostro sviluppo.